Roberto Corbo, centrocampista delle Chiorne, oggi è arrivata la settima partita senza vittorie. Per come si era messa all'inizio dell'incontro, 2-0 all'intervallo, diciamo che il 3-3 poteva anche andarvi bene. Poi però, visto che avevate recuperato la partita, alla fine il 3-3 vi lascia un po' di amaro in bocca. Sì, lascio la mano in bocca perché probabilmente è l'ultima possibilità che abbiamo per agganciarci alla zona del final eight, come lo chiamate. Sì, si era messa male, 2-0 era pesante, gli avversari è una squadra in gamba, eravamo riusciti a recuperare, poi c'è stato quell'episodio a mio avviso molto dubbio, ma non solo a mio avviso, poi vedremo in televisione se ci sarà un riscontro. 3-2, siamo riusciti a recuperare anche il 3-3. Poi alla fine il risultato, per come sono andate le cose, tenendo conto dei due tempi, è giusto. Quindi dobbiamo accontentarci, ma servirà poco per la nostra corsa ai playoff. Infatti sembrava, dopo il girone d'andata, sembrava una formalità l'accesso alle Final Eight, l'ingresso nei primi quattro posti, poi è arrivato questo girone di ritorno in cui vi siete complicati un po' la vita, c'è però comunque un recupero di Tollo che sulla carta è proibitivo contro una squadra lanciatissima, ma quindi voi davvero non credete più all'accesso alle Final Eight? Allora, abbiamo avuto un ottimo girone d'andata, probabilmente anche superiore alle nostre previsioni. Nel girone di ritorno stiamo scontando probabilmente qualche limite che abbiamo, sia tecnico, forse anche caratteriale. Questa è una critica che ci facciamo all'interno. Matematicamente forse ce la possiamo fare ancora, però la vedo dura perché davanti sono tante squadre, tutte squadre di primo piano. Poi qualcuna di queste si è anche rinforzata con i pezzi della 90 e quindi per noi è veramente complicato risalire la china. Comunque, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Vi auguriamo fermamente di entrare tra le prime quattro. Noi ce la giochiamo fino alla fine, consapevoli ripeto, dei nostri limiti, ma anche delle difficoltà e diciamo sì, delle caratteristiche degli avversari. Poi vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Ce la giocheremo tutta come è sempre stato.